Allora, Ottilio Rubino, siamo qui al termine della presentazione del CT Intensi di Caeta per presentare la nuova squadra che ha vinto il campionato ed è passata in D1 e a breve inizierà il campionato. Allora, fammi un quadro di quello che succederà quest'anno su questa formazione D1. Ma la formazione è sicuramente una formazione che ambisce alla promozione, quindi alla Serie C. I numeri ce li abbiamo 4 giocatori molto agguerriti per quanto riguarda i singoli e naturalmente altre 2 persone che all'occorrenza potranno servire poi a colmare le varie lacune per quanto riguarda il doppio. Le squadre concorrenti sono di Roma, la maggior parte, però la classifica operativa nostra ci dice che siamo noi vincitori, cioè i probabili vincitori naturalmente del girone. Poi ci sarà una fase a eliminazione diretta, quindi sono 2 partite da fare e poi ci sarà la super finale per accedere alla Serie C. In totale quante partite sono? Sono 6 partite, 4 del girone e le eventuali 2 per il tabellone di eliminazione diretta. Quindi una cosa veloce insomma. Insomma, è lunga, la strada è molto lunga. Secondo te chi ti potrà dare fastidio per questa vittoria finale? C'è l'Eur Tevere che è la squadra più accreditata a darci bimbi. Gran problemi. Sì. Però ripeto, se siamo sereni la classifica operativa è nostra, è superiore a qualsiasi squadra della regione che dobbiamo incontrare nel girone. Si batte domenica prossima? Domenica prossima, prima giornata alle ore 10 qui al Circolo Tennis di Gaeta e poi tutte le domeniche una fuori casa e l'altra in casa. D'accordo, in bocca al lupo. Crepi.